Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati in questa domenica 19 aprile del 2020, ben arrivate, ben arrivati alla 320esima puntata di Volersi Bene. Siamo ancora una volta insieme in questo periodo del coronavirus per cercare di crescere e di portarci dentro qualcosa che alimenti la nostra crescita, il nostro benessere, l'equilibrio, l'armonia e naturalmente che poi tutto questo vada a riversarsi nella relazione con le persone che ogni giorno abbiamo il dono di poter frequentare. A volte anche la fatica di frequentare. Infatti stare insieme non è poi sempre così semplice. Vorrei ricordare che trovate una credo bella puntata di Inver for You sulla nostra pagina di Facebook degli amici del coach Pietro di Radio Evolution. Per chi non lo sapesse, giovedì scorso abbiamo fatto una diretta sul tema della resilienza e credo che questo tema sia molto attuale, a Dio piacendo, salvo imprevisti, dovremmo ritornare il giovedì 30 di aprile per un'altra diretta, sempre sul tema della resilienza. Forse lì avremo anche degli ospiti, vediamo un po', per dare degli stimoli di come appunto affrontare questo periodo che, insomma, lo sappiamo tutti, non è, diciamo, tra i più semplici di quelli che stiamo affrontando. Questo, insomma, mi sembra abbastanza ovvio, non ci sarebbe neanche bisogno di sottolinearlo. Siamo ancora una volta insieme in questa nuova puntata, in questo nuovo viaggio che, come sempre, ci vede insieme per cercare di capire meglio come affrontare il viaggio della vita. E in questa 320esima puntata vorrei parlarvi di un nuovo argomento. Se ci state seguendo avrete notato che ultimamente stiamo un po' ampliando ancora di più le nostre conoscenze, perché in questa puntata vorrei davvero parlarvi di un grande autore, un autore che noi citiamo spesso, noi non solo qui, parlo in tutto il mondo, voglio dire, perché la sua fama è arrivata ovunque, anche perché le sue intuizioni e le sue scoperte hanno davvero dato un enorme contributo alla vita dell'essere umano. Stiamo parlando di chi? Stiamo parlando di Donald Winnicott. Per cui stiamo parlando di una persona che abbiamo sempre citato, se voi vi ricordate, ma che non abbiamo mai in realtà approfondito più di tanto. Allora ho pensato che in questa puntata potremmo provare ad avvicinarci con un po' più di calma e di attenzione al pensiero di questa persona che nasce nel 1896, tenete conto la data di nascita, che muore a Londra nel 1971, pediatra, psichiatra infantile, psicoanalista, che lavora per 40 anni, pensate, in un consultorio pediatrico ospedaliero a Londra. Comprenderete che, essendo psichiatra, pediatra e anche psicoanalista infantile,
ovviamente la sua attenzione ci è stata data a quella parte della vita che da sempre viene considerata la più importante per la formazione della nostra struttura psichica. Perché parliamo ovviamente della nostra infanzia. Vorrei ricordare che Winnicott è stato presidente della Società Psicoanalitica Britannica, questo per dare un po' valore allo spessore della sua persona, e che ha tenuto tantissime conferenze e trasmissioni radiofoniche di informazione sul rapporto tra i genitori e i bambini. È stato uno dei primi fondamentalmente divulgatori della conoscenza in ambito proprio radiofonico, per cui pensate che lui ci ha dato la possibilità di capire molte cose attraverso proprio uno strumento che anche noi utilizziamo e che ci serve proprio per cercare di capire un po' meglio che cosa succede all'interno della vita di un bambino. Detto questo, un minimo di di conoscenza qui ci vuole. Quali sono i principali contributi che Winnicott ci ha dato? Tanti, molto tanti, ma veramente tanti. E, per fare una prima cosiddetta sintesi, i concetti, diciamo, principali direi che sono fondamentalmente sei. Il primo è il concetto che non esiste un neonato senza una madre. Cioè Winnicott è stato uno dei primi a farci capire che un bambino da solo non esiste. Guardate che non stiamo parlando dell'esistenza biologica, qui stiamo parlando dell'esistenza psichica. Cioè che ognuno di noi diventa un essere umano se c'è qualcuno che entra in relazione con lui. Per cui per esistere qui si intende proprio la dimensione psicoesistenziale, l'affermazione di sé nel mondo. Un secondo concetto che una madre sufficientemente buona sa illudere e gradualmente disilludere ed è in grado di sviluppare una preoccupazione materna primaria. Adesso sono concetti che vi dico in linea generale. Poi andremo ad approfondire alcuni di questi con più calma e con più tranquillità. Il concetto dunque di madre sufficientemente buona è un concetto winnicottiano. Come diceva lui, esistono madri buone ed esistono madri non buone, cioè madri che sono sufficientemente capaci di avere quella preoccupazione materna primaria. Molto interessante come concetto. Cioè che l'essere madre è la prima delle occupazioni, cioè è la cosa che la madre mette davanti a tutto, per cui che riesce a decentrarsi e a divenire disponibile per la relazione con la propria figlia e col proprio figlio. Direi che non è così scontato, anche ai tempi d'oggi, trovare delle mamme che riescano, dal punto di vista psicologico, a decentrarsi e a darsi totalmente, soprattutto nei primi mesi, perché poi vedremo che i primi mesi sono fondamentali. Un altro concetto sempre che Winnicott ci ha dato è quello dello sviluppo emozionale primario, di cui tra parentesi non abbiamo mai direttamente parlato nelle 320 puntate di Volersi Bene, che viene descritto attraverso tre concetti: la dipendenza, l'integrazione e l'organizzazione. Per cui lui parla di queste tre cose per farci capire che cos'è la lo sviluppo emozionale di un bambino. Poi di questo ne parleremo, perché è un argomento nuovo, non l'abbiamo mai visto. Concetto che invece abbiamo più volte trattato, o comunque
in qualche modo veicolato è che esiste una relazione tra un vero sé e un falso sé, e questo è un concetto forse il più famoso di Winnicott, come è molto famoso il concetto di oggetto transizionale. Anzi, direi che forse Winnicott tra vero sé e oggetto transizionale è conosciuto soprattutto per questi due aspetti qua. In più Winnicott ha spostato il concetto di pulsione a quello di bisogno. Freud parlava solo di pulsione. Winnicott con Carl Rogers, con Abraham Maslow e con altri ha invece spostato l'attenzione della vita dell'essere umano appunto al cosiddetto bisogno. Questo per dire che cosa? Beh, per dire che, come vedete, il contributo del nostro caro Winnicott non è un contributo da poco conto, cioè un contributo che praticamente ha veramente creato tantissimo, cioè che ci ha dato veramente tantissimo, ma tante tante cose. Sentite che bello che è il concetto che Winnicott ci dà di madre sufficientemente buona. Innanzitutto questo essere sufficientemente è bellissimo, perché Winnicott dice che una madre non deve essere perfetta, per cui che nessuna madre dovrebbe essere severa e troppo rigida con se stessa rispetto agli sbagli che commette e che può commettere, perché non è questo che in realtà inficia una sana crescita mentale di un bambino e di una bambina. Per Winnicott fondamentalmente l'essere sufficientemente buoni consiste in primis nel favorire senza interferire la tendenza innata alla crescita del bambino. I bambini hanno una innata tendenza alla crescita. E questa innata tendenza alla crescita è un concetto che noi troviamo in tantissimi autori e autrici della psicoanalisi o della psicologia, soprattutto della psicologia umanistica. Per cui, come può favorire una madre? Beh, paradossalmente, applicando il concetto di Fromm. Fromm direbbe che una madre sufficientemente buona è una madre che dà latte e miele, cioè una madre che dà la gioia di vivere, cioè una madre innamorata della vita, una madre che fa festa, una madre che avverte che il compito dell'esistere è crescere, è innaffiare di creatività, di conoscenza, ma è soprattutto un intimo sentire che dà la gioia di quello che si sta vivendo. E generalmente tutte le mamme, quando diventano tali, hanno proprio quel senso innato, direi, della gioia che deriva dal fatto di essere finalmente in contatto e in contatto con la loro creatura, con una creatura con cui hanno già in realtà avviato un'importantissima relazione nei 9 mesi della gravidanza. E anche, direi, nel tempo del desiderio, che è quello che crea poi la gravidanza stessa, che è il desiderio del figlio, della figlia, per cui la vera nostra crescita è sempre una crescita che viene collegata a questo desiderio. Poi però una madre sufficientemente buona, oltre a non interferire con questo processo di crescita innata, dovrebbe sempre per il nostro Winnicott permettere inizialmente l'illusione di un ambiente protettivo quasi perfetto. Perché? Perché
il senso che il bambino ha dell'ambiente è quello che dà al bambino la sicurezza della crescita stessa. Cioè un bambino cresce nella misura in cui si sente sicuro. Ma interessante che sempre il nostro Donald ci dice che se all'inizio la madre deve dare questa illusione di un ambiente protettivo quasi perfetto, sentite che lui non punta mai alla perfezione, fateci caso a questi passaggi, di uno che è stato 40 anni, anzi più di 40 anni, con i bambini, con le madri, per cui uno che sa di cosa sta parlando. Ma dice che poi la madre dovrebbe disilludere il bambino, pensate un po', esponendolo gradualmente alle frustrazioni e difficoltà esterna, senza mai difenderlo da ciò che è in grado di affrontare da solo. Questo veramente è un principio, cari amiche e cari amici, che abbiamo anche dato nella conferenza di mercoledì, la settimana che è passata abbiamo avuto due conferenze su YouTube, questa la trovate invece sul nostro canale del Centro Studi Evolution, noi abbiamo un canale come YouTube, e lì c'è la registrazione della conferenza organizzata da Time Out, che appunto in cui abbiamo parlato del principio di realtà, che è esattamente quello di cui Winnicott adesso qui ha appena fatto l'accenno, cioè di passare dalla illusione che tutto verrà dall'ambiente soddisfatto alla frustrazione e alle difficoltà esterne e senza difenderlo da ciò che è in grado di affrontare da solo. Questo è molto importante, cioè se il bambino impara da solo ad affrontare la realtà diventa un bambino forte. Questo è abbastanza facile da capirsi. Noi sviluppiamo il potenziale nella misura in cui questo potenziale viene agito, cioè viene esperito. Se questo non viene fatto, questo potenziale in realtà rimane bloccato, cioè è come se avessimo delle riserve d'oro che se non tiriamo fuori rimangono dentro il forziere delle potenzialità. E dunque questo ovviamente non è che ci fa andare avanti più di tanto. La preoccupazione materna primaria. Questo è un altro importantissimo concetto che Winnicott ha ben sviluppato. Ed è quando una madre ha uno psicologico transitorio stato di devozione. Sentite la parola devozione. Di dipendenza e di regressione nel quale i bisogni del figlio neonato, della figlia neonata, vengono avvertiti come la cosa più importante. Guardate che questo qui è fondamentale, sapete come funzione materna, perché è esattamente qui che nasce in realtà il senso di fiducia nella vita. È qui che nasce la possibilità che il bambino e la bambina si sentano compresi. E quando una persona si sente compresa riceve il più grande dono che può ricevere dalla vita. Senza la comprensione di qualcuno noi rimaniamo praticamente delle isole scollegate dal resto dell'umanità. Una madre sufficientemente buona, una madre sufficientemente devota dovrebbe essere in grado di percepire empaticamente le esigenze del suo bambino e di viverle come proprie, rispondendo in modo adeguato. Per riuscire in questo,
non è che la madre ha bisogno di chissà quali corsi di psicologia o di che, ma in realtà ha semplicemente che cosa? Ha bisogno di riuscire a decentrarsi da sé per empaticamente entrare nella realtà attraverso quella che viene chiamata l'identificazione proiettiva, cioè io mi proietto, mi identifico in quello che mio figlio, mia figlia sta sentendo e so dunque rispondere. E questa particolare situazione si manifesta già nella gravidanza ed alcuni mesi dopo il parto. Va anche detto che questa fase in cui una madre si dona, si dà totalmente, non deve essere però costante nel tempo. Cioè, se questa cosa continuasse anche dopo i primi mesi, potrebbe diventare addirittura un problema. Perché questo non permetterebbe al bambino di crescere e non permetterebbe di creare quella distanza fondamentale da cui poi nasce la vera relazione. Dovremmo sempre ricordarci come noi siamo un insieme di elementi che vanno un attimino armonizzati tra di loro, perché se ci dimentichiamo di questo poi corriamo il rischio di fare più danno che altro. Stiamo parlando di Donna Winnicott, siamo nella 320esima puntata di Volersi Bene, siamo in questo 19 aprile, in questo tempo un po' particolare che è il tempo del coronavirus. E torniamo dunque a parlare di questo argomento fondamentale e incominciamo a renderci conto di quanto sia importante nella nostra vita poter avere quei punti di riferimento e poter avere quelle conoscenze che ci danno la possibilità di essere delle persone in armonia con la vita. Le funzioni materne. Le funzioni materne sono sostanzialmente tre. La prima è la funzione di sostegno, holding, cioè il tenere il neonato in braccio e il contenerlo.
non tutte le madri, questa è una delle più celebri frasi di Winnicott, sono in grado di tenere in braccio un bambino, che in realtà tutte le mamme sono capaci di farlo come gesto, ma per Winnicott il tenere in braccio non è semplicemente tenere in braccio fisicamente, ma è contenerlo dal punto di vista psichico, ovvero sia il dare sostegno a quello che il bambino sta avvertendo, sta sentendo, cioè di rispondere praticamente. Questo è il passaggio dal non io al io sono. Pensate quanto è importante trovare un tu che ci accolga. Pensate, poi questo potremmo vederlo nell'arco di tutta la nostra esistenza, non solo quando siamo neonati. E ci sono dei momenti della vita in cui la funzione di sostegno, anche parlando di resilienza, i tutori sociali diventa proprio fondamentale. Un'altra funzione materna è quella del handling. Cosa vuol dire questo? Il modo in cui il neonato è manipolato e accudito dal punto di vista fisico. Questo favorisce la cosiddetta integrazione psicosomatica. Cosa significa? Significa che una madre deve prendere in braccio, e questo l'abbiamo capito, ma poi bisogna lavare, bisogna dare da mangiare, bisogna cambiarlo, bisogna fare tutta una serie di operazioni che naturalmente hanno a che fare col corpo del bambino, della bambina, del neonato, della neonata. Ecco, questo tipo di relazione determinerà l'integrazione psicosomatica del neonato, che da come viene accudito dal punto di vista fisico avrà verso se stesso una cosiddetta percezione sana, distorta, sbagliata e cose del genere. Una terza funzione materna è l'object presenting. Che cos'è questo l'object presenting? È la presentazione del mondo al bambino, cioè di come la madre presenta il mondo al bambino, in modo da favorire l'illusione che gli oggetti siano creati da lui stesso, per cui quella che viene chiamata l'oggetto soggettivo. Per cui il bambino, attraverso la relazione con la madre, incomincia, no, a creare nella sua mente questa realtà esterna che è piena di oggetti. Provate a pensarci. E quando poi parliamo di oggetti soggettivi vuol dire che ogni bambino evidentemente avrà una sua particolare percezione. Per cui pensate quante funzioni ha una madre. Meno male che le madri più delle volte non lo sanno neanche, se no vanno in ansia, secondo me. Si va in ansia, no? Eh sì. Ma un'altra funzione, sempre che Winnicott ha ben compreso, e che riguarda la vita di un essere umano, è invece la disillusione. Dicevamo che all'inizio dovrebbe esserci una fase in cui la madre favorisce l'illusione di un ambiente protettivo, cioè di un ambiente dove tutto praticamente è perfetto, cioè dove il bambino ha l'illusione che i suoi bisogni, i suoi desideri, che tutto insomma sia perfettamente come lui vorrebbe che fosse. Ma dicevamo che a un certo punto la disillusione è la capacità di esporre un bambino alla frustrazione del mondo esterno. Perché se non si passa attraverso la frustrazione non si arriverà mai al principio di realtà e dunque non si arriverà mai alla maturazione. Questo allora come si attua? Beh, innanzitutto nel momento in cui la madre rinuncia alla cosiddetta iperprotezione, cioè quando la madre evita che la sua preoccupazione diventi preponderante rispetto a ciò che il bambino e la bambina dovranno affrontare da soli. Diciamo che qui nasce anche l'autonomia, cioè la capacità di far da sé, per cui è anche qui che nasce questa funzione fondamentale della vita. Ed è in questa fase che dall'oggettivo soggettivo, parole difficili in termini psicoanalitici, cioè il fatto che il bambino percepisce come parte di sé la realtà, come se fosse lui a produrre la realtà, si passa all'oggettivo oggettivo,
cioè il diverso da sé. Cioè, per dirla più semplicemente, si passa dalla relazione fusionale simbiotica alla relazione di individuazione e separazione. Per cui questo passaggio all'oggettivo oggettivo finalmente permette al bambino di avere la percezione che io sono una realtà diversa da tutto ciò che è fuori di me. È esattamente qui che nasce la cosiddetta relazione vera e propria. Dunque, un altro concetto fondamentale di Winnicott è il concetto di dipendenza. Si parte dalla dipendenza assoluta, quella dei primi 6 mesi per Winnicott, in cui il bambino, dicevamo, da piccolo non esiste da solo, ma è in parte di una relazione, anche se ignora, non ha la coscienza che c'è qualcuno che si prende cura di lui. La dipendenza assoluta è la base, diciamo, è la base di partenza della vita umana. Ma già dai 6 ai 2 anni, dai 6 mesi ai 2 anni, incomincia il concetto della dipendenza relativa, in cui, lo abbiamo detto, vi è una graduale consapevolezza dei propri bisogni e della propria dipendenza. Winnicott parla di indipendenza. La dipendenza è quando finalmente la persona ha una sua autonomia. L'indipendenza è quando una madre dà sostegno, ma contemporaneamente permette una propria autonoma esistenza. Bello questo concetto. La madre c'è, cioè la madre c'è, ma ho il mio spazio di autonomia. Ovviamente questo dovrebbe avvenire dai 2 anni in avanti e pienamente raggiungersi in fase adolescenziale. Sempre per il nostro caro Donald Winnicott, un altro concetto da lui formulato è sempre il concetto di organizzazione. Questo concetto implica che nei primi mesi di vita un bambino passa da uno stato di non organizzazione ad uno di organizzazione.
Nello stato di non organizzazione è necessario un ambiente che lo protegga dai vissuti di vuoto e di frammentazione. Mamma mia, quanto è attuale questa realtà del vuoto e della frammentazione. Cioè, quante persone in realtà arrivano in età adulta col senso del vuoto e della frammentazione. Come si attua il passaggio dalla disorganizzazione all'organizzazione? Attraverso quello che abbiamo detto prima, cioè attraverso il ruolo della preoccupazione materna primaria. Altro concetto di Winnicott è il concetto di integrazione. Nei primi mesi il neonato passa da uno stato di non integrazione ad uno di integrazione psicosomatica. Nello stato di non integrazione non possiede un'unità corporea che gli permetta di riconoscere le sensazioni, cioè se ha fame, perché in realtà lui è la fame e dunque non ha neanche il senso del tempo. Ecco qua che le funzioni di holding, di handling e object presenting, di cui abbiamo parlato prima, vanno a creare e a costruire il senso della sua integrazione. Vedete quanti concetti importanti Winnicott è riuscito a capire nella relazione. E dicevamo, no? In questo concetto di integrazione c'è proprio l'integrazione psicosomatica, cioè il senso di esistenza nel proprio corpo. Quando c'è una persona, pensate un po', prende coscienza del proprio corpo. Il corpo è il luogo delle emozioni, il luogo dei sentimenti, il corpo è il luogo della vita psichica. Cioè non dovremmo mai dimenticare che il nostro corpo ha un valore non biologico soltanto, ma soprattutto un valore psichico. L'unità psicosomatica è condizione indispensabile per lo stato della salute mentale e soprattutto perché un bambino abbia un pieno coinvolgimento nella realtà. Quando questo non avviene, abbiamo dei veri problemi. Infatti, chi è uno, per Winnicott, dei malati cosiddetti psicosomatici? Sono coloro che si caratterizzano per una particolare scissione mente e corpo. Come viene chiamato questo? Depersonalizzazione. Quando cioè la mia mente va da una parte, il mio corpo va da un'altra. Questa è una cosa che può capitare molto spesso nella vita dell'essere umano. Capita proprio perché noi non abbiamo la possibilità di riunire corpo, mente in un tutt'uno. Per cui cosa vuol dire? Che le sensazioni somatiche, cioè quello che noi percepiamo, non vengono elaborate e rappresentate simbolicamente in modo adeguato. Accade che l'attività psichica tende a diventare qualcosa di separato dall'esperienza corporea. Ed è qui che si sviluppa il falso sé. Il falso sé è la nostra difesa. Una difesa caratterizzata da un'eccessiva intellettualizzazione che non viene integrata con le esperienze corporee. È come dire, sento una cosa, ma ne penso un'altra. Una parte di me va a destra, l'altra parte va a sinistra. Questa scissione mente-corpo, questo fenomeno della scissione dell'io, l'abbiamo parlato anche in altre puntate di Volersi Bene, è uno dei problemi più acuti di ognuno di noi. Io personalmente l'ho vissuto, so di cosa sto parlando, io riesco a capire bene questo concetto di Winnicott. Non lo capivo quando lo vivevo, perché quando poi certe cose si vivono, se tu non hai qualcuno che ti aiuta a leggerle e non diventi consapevole, vivi questi stati di frammentazione proprio e non riesci a per cui hai un senso di malessere, un senso di confusione, un senso di perdita di te, ma non sai esattamente che cosa sta capitando. Guardate che questa è una cosa che capita molto più spesso di quanto noi non crediamo, eh? Può capitare a tutti di noi.
E torniamo dunque insieme, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, in questa domenica 19 aprile 2020, alla 320esima puntata di Volersi Bene. È già parecchio tempo ormai che siamo insieme, per cui credo che dovremmo arrivare alla conclusione, anche se questi sono concetti talmente belli e secondo me talmente ricchi che andrebbero davvero meditati a lungo, perché qui stiamo gettando un po' le basi della nostra esistenza. Qui veramente Winnicott, ripeto, è stata una persona davvero meravigliosa, ci ha dato davvero tanto. Un altro grande contributo di Donna Winnicott è il gioco. Voi non sapete quanto Donna Winnicott ha approfondito il valore del gioco. Il gioco che è innanzitutto un'esperienza transizionale. Voi sapete che uno dei concetti fondamentali di Winnicott sono le cosiddette esperienze transizionali, no? Che sono quelle aree intermedie di esperienza tra la realtà esterna e la realtà interna, cioè è lo spazio, la transizione, no? È quello spazio che c'è tra l'interno e l'esterno. Per cui il famoso orsacchiotto, ok? Il cuscino, lo straccio, il pupazzo, sono che cosa? Sono degli oggetti che rappresentano in modo simbolico la relazione con la madre. E questa cosa difende dalle angosce depressive, difende proprio dal dover affrontare qualcosa di nuovo, ecco perché i bambini si addormentano attaccati all'orsacchiotto, al peluche, o si portano in giro questa cosa, no? E viene utilizzato infatti questo oggetto transizionale soprattutto quando il bambino è solo, lontano dalla madre o deve andare a dormire, cioè guardate caso un po' esattamente nelle fasi di passaggio. Interessante che poi in realtà questi oggetti ce li portiamo, pensate, per tutta la vita, anche se non ce ne rendiamo conto. Poi abbiamo però dall'oggetto all'esperienza transizionale, il concetto è sempre quello, solo che invece di usare un oggetto si usa un'esperienza. Il gioco è un'esperienza. Il gioco dunque che cos'è? È una modalità dove invece di vivere simbolicamente attraverso l'orsetto di peluche, vivo attraverso il gioco, per cui la mia fantasia e la mia immaginazione. Ma per Winnicott è interessantissimo, credo, sapere che il gioco è anche una vera e propria terapia. Infatti attraverso il gioco noi guariamo. Noi attraverso il gioco, no, proprio ci mettiamo, quando ci diciamo mettiamoci in gioco, noi guariamo. E dunque per Winnicott, pensate, ogni psicoterapia, per cui ogni intervento terapeutico volto alla guarigione, al bene, alla rielaborazione, presuppone l'instaurarsi di un gioco comune all'interno di un rapporto. Questo è davvero molto interessante. Per cui il gioco come proprio dimensione terapeutica. Pensate un po' che bello. Quanto ci sarebbe da dire qua. Qui però è più bravo Andrea Picco, mio collega Andrea. Perché lui veramente gioca col teatro, lui veramente usa bene tutte queste cose attraverso la drammaterapia. Un altro concetto per Winnicott è la capacità di essere soli. Questo in realtà è stato visto da tanti autori, ma Winnicott è stato uno dei primi, che ha praticamente capito che stare da soli senza sentirsi soli implica una reale maturità psicologica. Stare soli senza sentirsi soli. È un po' quello che diceva Jovanotti in quella famosa canzone, ve la ricordate, no? Io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Non so se ve la ricordate. Fango è il nome della canzone. Ecco, questa capacità di stare soli senza sentirsi soli è un grande passaggio di maturità. E, nasce anche qui nell'infanzia. Nasce dall'esperienza della solitudine in presenza di un'altra persona. Cioè quando il neonato si abbandona letteralmente a stati di quiete, di riposo in presenza della madre. Questo proprio è, pensate, per cui ancora una volta la presenza della madre che gioco, che ruolo fondamentale ha nella vita di un essere umano. Vedete quanto ritorna, no? Più tardi il bambino riuscirà a stare solo senza il bisogno della presenza della madre, ok? O di un suo simbolo, cioè l'oggetto transizionale, perché avrà introiettato il sostegno materno. Cioè io so, mi sento sostenuto anche quando sono da sola, senza nemmeno aver bisogno del ciuccio o aver bisogno di altro. Questo è un po' il concetto di Winnicott.
Vorrei adesso, visto che il tempo, mamma mia, è andato tanto lontano, per Winnicott, che cos'è la vita? Ecco, se noi dovessimo adesso cercare di capire per il nostro caro Donald che cos'è la vita. Innanzitutto lui dice che l'assenza di malattie è forse la salute, ma non è la vita. Interessante sto concetto. Cioè, il fatto che una persona possa non star male, malattie, non significa che questa persona è uno stato di salute, ma non è ancora la vita. Cosa sono per lui allora le parole chiave che indicano la vita? 1. La creatività. La creatività è per Winnicott l'espressione stessa della vita. In più, per un'altra parola chiave di Winnicott è l'autenticità. Perché sia la creatività sia l'autenticità ci danno il sentimento che la vita vale la pena di essere vissuto. Scusate, vissuta. E allora da questo punto di vista queste due parole messe insieme ci danno esattamente l'idea, la dimensione che per Winnicott è creatività e autenticità. Sono collegate tra di loro in realtà. Una persona autentica è una persona che diventa creativa. Una persona che è creativa rivela la propria autenticità. Per Winnicott l'individuo in crisi, adesso chiudiamo con una bella notizia, può essere più sano di quello in cui l'apparente condizione di normalità è sostenuta da un falso sé. Che concetto straordinariamente profondo. Cioè le persone che vanno in crisi, le persone che stanno male, le persone, ripeto, che vanno in crisi, spesso sono più sane di quelle che apparentemente stanno bene, ma in realtà stanno bene perché sono sostenute da che cosa? Da un falso sé. Cioè sono sostenute da una parte che non corrisponde al vero star bene. E allora, da questo punto di vista, pensate come la crisi per Winnicott è in fin dei conti più una condizione di salute che non una condizione patologica. Ma lui come l'aveva scoperto? Beh, lui l'aveva scoperto sul campo di battaglia, vero? Per cui quando Winnicott parla di migliaia di persone che ha incontrato, per cui parla di qualcosa che lui ha ben conosciuto in prima persona. Tant'è che lui dice che il suicidio può essere un modo di dare al corpo una morte che si è già verificata nella psiche. Ovviamente non tutte le forme di suicidio sono uguali, non generalizziamo mai quando parliamo, perché se generalizzassimo praticamente faremmo semplicemente dei danni. Io credo davvero che in questa puntata noi ci siamo dati tantissimi spunti e ci siamo dati la possibilità di crescere davvero tanto. Questa è una puntata che è utile un po' a tutti, direi, a qualsiasi età, in qualsiasi ruolo ci troviamo oggi. Direi che questa puntata è davvero molto ricca di insegnamenti. Vorrei la prossima volta andare avanti con Winnicott e vorrei parlarvi di più specificatamente del falso sé, del vero sé, dello sviluppo sano, di qual è per lui la condizione sana, come c'è lo sviluppo problematico, il falso sé patologico. Insomma, ci sono tanti altri concetti. È vissuto a lungo Winnicott, per cui Winnicott ci ha dato davvero tantissimo. Ricordiamo sempre che Winnicott è nato nel 1896, per cui teniamo conto che lui è una persona che è morta nel 1971, per cui diciamo che ci ha dato tanti insegnamti nel corso della sua esistenza. Io mi auguro che questa trasmissione vi sia stata d'aiuto, perché lo scopo di questa trasmissione è proprio questo, e mi auguro che tutto questo vi dia la possibilità di continuare a crescere e a riflettere per quello che riguarda il compito che ci viene assegnato, che è quello di assumere la responsabilità della nostra crescita, la responsabilità del nostro benessere, del nostro
continuo, incessante divenire fedeli a chi siamo, del superare i nostri blocchi, del cercare di conoscerci bene, con tranquillità, con serenità, ma di conoscere veramente cosa c'è dentro di noi, anche perché più noi faremo questo lavoro con noi, più poi, tra virgolette, lo potremo donare agli altri, perché tutto quello che doniamo a noi stessi è quello che poi potremo donare agli altri. Non dimentichiamoci mai questo importantissimo appuntamento. Vorrei ricordarvi anche che il mercoledì 29 di aprile ci sarà una conferenza su YouTube, sul canale di Centro Studi Evolution, intitolata Il cerchio della vita, dalla nascita alla morte, organizzata sempre e promossa da casa mia, col progetto Tem Auto, con il comune di Riva del Garda. Avremo questa possibilità, se vi collegate alle 20:30 in diretta avrete la possibilità di seguirmi in una nuova avventura conoscitiva. Detto ciò, vorrei ringraziare Sara per la sua preziosa collaborazione a regia, vorrei ringraziare tutti voi dell'ascolto e, a Dio piacendo, noi ci ritroveremo domenica prossima, che è il 26 di aprile, l'ultima domenica di aprile, sperando che nel frattempo questa difficile battaglia che stiamo affrontando col coronavirus venga davvero finalmente vinta. Ci vorrà tempo, ma ce la faremo, sono sicuro che ce la faremo, e che ognuno faccia la sua parte. Rispettiamo le regole, mascherine, guanti, gel, tutto quanto, distanze, e vedrete che alla fine ce la faremo. Detto ciò, grazie di cuore, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution, e naturalmente, come dico sempre io, il viaggio continua. Ricordo il blog pietrolombardo.it, dove troverete molti articoli, perché questo tempo del coronavirus mi ha dato anche la possibilità di dedicarmi un po' di più alla pubblicazione di vari articoli sempre sul tema dell'educazione, dell'evoluzione, del volersi bene. Grazie di cuore, e naturalmente il viaggio continua. Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Radio Evolution.